Bene, terrazza, siamo al castello di Meleto. Siamo al castello di Meleto, con queste bellissime colline toscane, un cuore di Chianti classico, e siamo con Alberto, enologo, che ci racconterà un po' di queste vigneti che loro hanno fatto, queste zonazioni, queste gran selezioni, questi crew. Raccontaci un po' di questi crew. Ciao a tutti, benvenuti a Castello di Meleto. Allora sì, Castello di Meleto è un'azienda di 130 ettari dove dal 2018, che è stato un anno importante poiché abbiamo iniziato la conversione dall'agricoltura convenzionale ad agricoltura biologica e da lì abbiamo iniziato un lavoro completamente diverso, focalizzato sulla qualità, dove abbiamo iniziato a parcellizzare moltissimo nelle nostre zone, i nostri vigneti e dove iniziamo da lì a fare dai 70 agli 80 vinificazioni tra grandi e piccole, proprio per cercare di tenere tutte le masse da parte, soprattutto quelle qualitative. E con questo lavoro portato avanti, appunto iniziato nel 2018, abbiamo notato delle zone, anche semplicemente anche alcuni filari, due o tre filari dove possono fare 15-10 quintali magari di produzione, quindi piccole masse tenute da parte per estremizzare la qualità, ma inoltre essere molto legate magari alla tipologia di territorio, di vigneto, di collina. Abbiamo diverse macroaree, quindi i crew nascono dai vigneti Poggiarso, Casi e Trebbio, sono in ordine a livello dal più alto sul livello del mare, da quasi 550 metri sul livello del mare, fino a Trebbio, andiamo a 3,50. Qui abbiamo veramente estremizzato la qualità e utilizzato solamente le uve migliori di queste zone per poi essere messe insieme e fare un vino dedicato a quella vigna, quindi single vineyard, e andiamo a assaggiare l'annata 2019. Ecco, ti faccio una domanda adesso che siamo qui, che vediamo questo bellissimo panorama. Che caratteristiche hanno i tre crew? Cosa ritroviamo, no? A parte l'altitudine, hai detto che si parte dal più alto per andare via Sì. via sempre al più basso, diciamo, come altimetria. Il più alto, appunto, Poggiarso è un po' il nome, questo Poggio Arso, c'è tantissimo scheletro, tantissima, è una pietraia veramente, è tanto alberese, quindi pietra bianca, abbiamo poco suolo rispetto magari a quello che può essere Casi, dove abbiamo una percentuale di argilla in più, un terreno già più scuro, molta più presenza di galestro, che è questa pietra nera che si sfoglia, quindi ricopre il terreno completamente, quindi un'opulenza maggiore, e tre invece è quella zona dove si ha un po' più la tipologia media di terreno del Chianti classico, quindi un misto tra le due pietre, una buona percentuale anche di limo sabbia, e queste pietre sono tutte caratterizzate da minerali, quindi striature di magnesio, di ferro che li colora e rende il tutto un pochettino anche più energico, perché effettivamente Trebbio, anche quello tra i due, è la via di mezzo come stile. Poggiarso è estremamente longilineo e verticale, opulento il Casi, il Trebbio si piazza esattamente in mezzo. Tre vinificazioni comunque spontanee, essendo anche masse molto piccole e facile da gestire, quindi si cerca la territorialità, la precisione, fare meno, farlo in maniera puntuale, precisa, fatta bene, senza troppi fronzoli, all'insegna della semplicità. Bene, allora io direi di andare anche verso, vediamo ancora la cantina, vediamo questi splendidi paesaggi, andiamo proprio ad assaggiare, ad sentire queste differenze poi anche nel Un calice. assaggio è meglio di una spiegazione, sì. Adesso ci addentriamo nelle cantine storiche del castello di Meleto. Andiamo a scoprire qualche segreto, sarà celato qua dentro, queste antiche cantine. Ci accompagna sempre Alberto, che è la nostra guida. Sì, allora le storiche cantine del Castello di Meleto erano stoccaggio più magazzino, e qui sono proprio le fondamenta del castello, è appoggiato giusto appunto su un po' di pietra. Questo risale comunque al castello del 1256, quindi un medioevo pieno, selvaggio, ci sono anche delle galere lì attualmente Non utilizzare. utilizzato per chi non paga il vino. Chi non Oh! volesse pagare il vino se ne sta qui, ma è comunque d'estate, è il posto più fresco, quindi sarebbe anche una bella arenichella. Addentrandoci ancora un po', abbiamo queste zone, anche sono anche usate molto spesso per mostre come showroom, quindi
possiamo spesso, chi verrà a visitarci potrà spesso trovare quadri o opere d'arte qua e là sparse per tutto il castello. Alcuni cartelli per il Vinsanto, come da tradizione, chiusi con la calce, questa è stata fatta per lo più per i curiosi che aprivano e scoprivano che veramente c'era del vino e inzeppavano il dito come fosse un cantuccio, quindi abbiamo deciso comunque di chiuderli. Vinsanto, stiamo attualmente vendendo l'annata 2011, stiamo commercializzando quella, un vino speciale, quindi un vino che spesso e volentieri vede il blend di più annate per mantenere un po' una complessità e una caratteristica sempre più costante nel tempo. Comunque abbiamo ancora abbiamo una componente annata che si sente nel bicchiere. Caratelli tutti attualmente fatti da aziende locali, sono rimasti invariati, sono un po' vecchiotti ma funzionano benissimo per il prodotto. Ed eccoci qua nella nostra enoteca, benvenuti. Vediamo un po' i profili dei nostri cru. Vediamo, questo è un IGT, che è l'IGT Toscana, Malvasia Nera in purezza, uno dei vigneti più vecchi dell'azienda. E poi abbiamo il Trebbio con le sue striature, con i suoi colori e la presenza di Alberese e Galestro. Casi, come dicevo, completamente nero, predominante, molto più argilloso. E Poggiarso, dove abbiamo prevalentemente questa pietra bianca presa con quarzo, minerali, quindi un terreno molto più sassoso rispetto agli altri. Adesso che abbiamo visto le vigne, abbiamo visto la cantina, abbiamo visto i suoli, andiamo ad assaggiarli. Eccoci qua, Alberto, con i vini del bicchiere. Esatto. Raccontaci un po' la differenza vino per vino, cosa percepiamo nel bicchiere? Allora, sono tre sangiovesi in purezza, fanno tutti e tre 27 mesi di legno grande, tra 5.000 e 3.000 litri, e qui praticamente hai la territorialità delle zone, della vigna, Poggiasso, Trebbio e Casi. Partiamo proprio in ordine di stile più verticale. Il Poggiasso ha quel frutto più piccolo, c'è quel cassis, ha delle note molto sulfuree, ha delle note molto di sottobosco, di fungo, quindi è un vino come un gentiluomo, verticale, longilineo, arriva è elegante, non si fa notare, si apre dopo e si lascia degustare molto bene, un'eleganza sopraffina. Siamo nel vigneto più alto di Castello di Meleto, di verticalità, freschezza, è garantito. È un sangiovese puro sangue, veramente un sangiovese senza compromessi, verticale, buonissimo. Trebbio è il compromesso fra i due, dove abbiamo già un'immediatezza in più, una ciliegia, un frutto più maturo, delle note speziate più dolci, un po' di vaniglia, un po' di tra caffè e liquirizie, che lo rende estremamente immediato al palato, però poi si riporta anche su una eleganza di profumi e una verticalità tipica del Poggiasso. Il Casi invece è il più opulento, il più immediato, e questo è un cavallo selvaggio, arriva la bottiglia, boom, un calcio subito, si riesce a sentire l'immediatezza, poi si blaga un attimo, anche lui segue lo stile elegante del Chianti classico di Castello di Meleto, quindi delle note di frutta, di mirtillo, di mora, poi prende, ecco, stesso legno magari, ma delle speziature le prende in una maniera diversa, molto più esotiche, c'è del semi di coriandolo, della curcuma, hai delle note pepate bellissime, quindi meno dolce magari del Trebbio, e poi si quieta un attimo e tira fuori quella graffite e quella bellezza anche tutta sua. Qui uno può abbinare magari una quaglia, perché quello che è una cacciagione da piuma, il Trebbio prende una serie di abbinamenti molto più ampi, da un piscio, una pasta e tutta una serie di carni e pellame, invece Casi lì puoi esagerare, brasati, fiorentine, stracotti, quindi vai alla stragrande. Niente, venite a scegliere il vostro, assaggiate, qui non c'è uno più buono dell'altro, è solamente il vostro stile, il vostro gusto, quindi vi aspettiamo a Castello di Meleto per assaggiare il vostro Sangiovese preferito.
Io ringrazio Alberto e con un brindisi ci vediamo a Castello di Mileto. A presto!